pomeriggio non vai? Mi pare, amici sportivi all'ascolto, immagini dallo stadio Posto di Prato La Serra, campionato nazionale Under 16, si affrontano i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti del Crotone. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo dalla squadra padrona di casa che darà il via alle ostilità battendo il calcio d'inizio. L'Avellino dunque schiera Romano tra i pali numero 1, Riccardis numero 2, Leone numero 3, Virgilio 4, Serpico 5, Lupoli 6, Viscovo 7, Arena 8, Antonio Mozzillo 9, 10 Conte, 11 Gambino. A disposizione Esposito, Stabile, Potenza, Sena, Palomba, Andreozzi, Marchese, Lecce, Benedetto Mozzillo e Cucciniello. Allenatore signor Giuliano. Il Crotone risponde con Sorrentino numero 1, numero 2 Francesco Casacchia, 3 Caterisano, 4 Basile, 5 Alessandro Casacchia, 6 Amerise, 7 Cataldi, 8 Lucanto, 9 Satreano, 10 Manica, numero 18 Strangia, in panchina Merola, Miletta, Trotta, Drenna, Cattaneo, Le Rose. Allenatore signor Nicola Garzieri, dirige il match Francesco Vitale, appartenente alla sezione di Avellino. L'uscita in presa bassa di Sorrentino, un saluto anche ai tifosi di Crotone giunti quest'oggi a Prato La Serra per sostenere i ragazzi calabresi. Messa laterale per la formazione ospite, di testa Riccardis, per il momento controlla Lucanto, palla all'indietro per il numero 10 in manica, si retrocede da Sorrentino, l'appoggio sulla destra per Francesco Casacchia, in campo due gemelli, Francesco e Alessandro Casacchia, fatto singolare questo, una curiosità, ovviamente il direttore di gara prenderà provvedimenti dal numero di maglia. Rimessa laterale per l'Avellino quando siamo trascorsi due minuti dall'inizio del match 0-0 tra Avellino e Crotone. Il controllo di Antonio Mozzillo si gira, viene fermato regolarmente dal capitano crotonese Amerise. Ancora Amerise che lotta, riesce a conservare il possesso del pallone, alla fine lo perde. Riesce comunque a servire Lucanto in qualche modo. Riccardi si intercetta, ma sai che di errori Lucanto... Allontana il pallone Lupoli, di testa Francesco Casacchia, all'indietro per il portiere Sorrentino. Palla di ritorno per lo stesso Francesco Casacchia. Lancio in avanti con il destro, con calma Serpico, all'indietro per Romano. Non vuole correre rischi Romano. La spezzata di testa di Cataldi. Una serie di errori da una parte e dall'altra in questi primissimi minuti di partita, eccessiva precipitazione da parte degli atleti, con le mani di Cardis, Arena, Virgilio, allontana Serpico, cercare lo scatto di Antonio Mozzillo, ancora Antonio Mozzillo, il destro, conclusione ribattuta, dalla lunga distanza ci prova Arena, applausi per lui, palla però abbondantemente al lato.
prima conclusione verso lo specchio della porta da parte della formazione di casa. Ci ha provato Arena dalla media distanza, anche se la sfera è terminata ben al di là della porta difesa da Sorrentino. Siamo al minuto numero 4 della prima frazione di gioco. Di testa colpisce Leone. Una serie di contrasti, una serie di rimpalli. Alla fine la sfera termina in fallo laterale, aveva colpito Satriano. Palla irraggiungibile per il numero 7 Cataldi. È pronto con le mani il numero 2 biancoverde Riccardis. Manica, Basile, Francesco Casacchia, ancora il Crotone, siamo nei pressi della lunetta, palla allontanata. Ecco Manica, fermato da Viscovo, Manica però riesce ad uscire dal duello vincitore, il pallone filtra, lascia scorrere Leone a beneficio di Romano, c'è una rettifica nella distinta vellinese, il numero 5 è Lupoli, il numero 6 invece è Serpico. C'è stata un'inversione nella fornitura delle distinte. C'è stato qualche problema nella combinazione delle distinte quest'oggi, perché la partita è cominciata con almeno un quarto d'ora di ritardo. Ecco l'Avellino con Conte, si gira intorno Conte, non riesce ad imbeccare Antonio Mozzillo. Il rimpallo favorisce Manica, lo perde però con un avversario. Il palleggio di Conte, non riceve la sfera il numero 7 Viscovo. Intanto richiamo verbale da parte del direttore di gara all'indirizzo del capitano biancoverde Virgilio. Messa con le mani a beneficio dei crotonesi, di testa Riccardis, si rifugia in favo laterale, l'anticipo su Caterisano, rimessa laterale ancora per il Crotone che guadagna qualche metro sul rettangolo di gioco. Palla quasi in aria, svetta di testa Virgilio, ancora Crotone, Lucanto, Strangia, cambio gioco sulla destra a beneficio di Amerise, il cross di Amerise, l'uscita di Romano, la breve uscita di Romano, il cross di Amerise dalla destra, troppo sul portiere, palla irraggiungibile per il compagno appostato in area di rigore. Amerise vince il duello con Antonio Mozzillo, ancora Amerise, la triangolazione non si chiude però, ha intercettato per un momento un calciatore biancoverde, Riccardis sul pallone, trattavasi del numero 8 Arena. Ancora di testa Riccardis, allontana Viscovo, la sfera sul volo Antonio Mozzillo, si riparte nuovamente da Sorrentino che ha ricevuto da Medise, il capitano dei pitagogici, come sono denominati i calciatori del Crotone. Ancora Antonio Mozzillo, prova a caricare il destro. Ancora Amerise a vincere il duello, si è immolato il capitano calabrese, con il corpo ha fatto muro e ha difeso la porta di Sorrentino. Avellino che resta in zona d'attacco, siamo al settimo del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Crotone, campionato nazionale Under 16, Crotone società di Serie A. E rimessa laterale in favore degli ospiti, dice il signor Vitale, che non può avvalersi dell'ausilio degli assistenti in quanto non previsti nel campionato nazionale Under 16. Il fallo di Caterisano e danni di Riccardis, messo giù l'esterno destro dell'Avellino. Virgilio, ecco Lupoli, lancio del biondo difensore di Giuliano. È impreciso però nell'assistenza ai compagni, palla che viene spedita direttamente in faro laterale, può ripartire la squadra calabrese.
Francesco Casacchi al rilancio. Ha intercettato per un attimo Capitan Virgilio, non ha assistito a dovere dai compagni. Riparte nuovamente la squadra ospite. Rimessa laterale per l'Avellino, l'ultimo tocco è di Caterisano. Antonio Mozzillo si gira, palla per Conte. Ringhia su di lui il numero 8 Lucanto. Intanto c'è fallo commesso da un calciatore dell'Avellino, calcio di punizione per il Crotone. È pronto a battere il piazzato il numero 4 calabrese Basile. Nono del primo tempo, 0-0 qui a Prato La Serra. La battuta di Basile, di testa Lupoli, Francesco Casacchia, ecco Conte, prova a lanciare in profondità Antonio Mozzillo, ma ha capito tutto il numero 5 Casacchia Alessandro. Passaggio errato per il numero 10 Manica, che non riesce a pervenire sulla sfera. Errore del Crotone, può riprovarci l'Avellino. Lotta il numero 7 Viscovo. Amerise, rimessa laterale ancora per i biancoverdi. Arena, Conte, Virgilio. Accoglie il pallone sull'altro versante Gambino, ancora Gambino, lo sguardo all'area di rigore, traversone basso, anticipato Antonio Mozzillo. Riccardi sta ad alimentare l'azione per i locali, non riesce nel sombrero all'avversario. Ecco Cataldi, semirovesciata ad occhi chiusi, Lupoli giganteggia ancora di testa. Perde palla Lucanto, la perde pure Arena che va giù, lascia correre il direttore di gara. Del resto era molto vicino all'azione, Riccardis non si lascia superare dall'avversario, ma la sfera è intercettata da Manica. Vediamo se salza il ritmo del match. Lancio sballato di Manica, nessun problema per Romano che può abbrancare in pesa. Virgilio, appoggio sulla sinistra per Leone. Conte, indietreggia Conte. Lupoli, gioco di gambe di Lupoli che con scioltezza elude il contrasto dell'avversario. Virgilio, Serpico, si fa anticipare, anzi no, è fortunato nel rimpallo Viscovo, è in posizione regolare, anzi no, Antonio Mozzillo, cioè fuori gioco l'attaccante biancoverde, che era stato sospinto dal pubblico di casa nell'avanzata verso la porta avversaria. Però c'è stata la segnalazione del signor Francesco Vitale, che ha ravvisato la posizione irregolare del numero 9 biancoverde. Annulla e varsa la conclusione verso la porta respinta dal Sorrentino da parte di Antonio Mozzillo. Il direttore di gara aveva già arrestato il gioco al momento del tiro dell'attaccante biancoverde. Con le mani ora Riccardis, ci sono due palloni in campo, si può riprendere tutto questo al dodicesimo della prima frazione di gioco. Lucanto avanza per il Crotone, Lucanto ancora entra in area di rigore, lo aspetta il numero 8 Serpico, Lucanti mette in mezzo, Lupoli si rifugia in corner, in spaccata la corsa di Lucanto verso l'area avversaria. È riuscito a mettere in mezzo Lucanto, l'intervento di Lupoli in spaccata. No, c'è rimessa laterale per il Crotone, non calcio d'angolo. Siamo stati traditi dalle maglie della rete che ostruiscono in parte la visuale. Palla nella metà campo crotonese, non vuole correre rischi Francesco Casacchia e si rifugia da Sorrentino, il quale gli ridà il pallone. Può impostare il numero 2 calabrese. Avanza il lancio di destro, troppo molle, Riccardis anticipa Caterisano che commette fallo sul numero 2 dell'Avellino. Calcio di punizione per la squadra di casa. Sarà Virgilio il capitano a battere. Deve rispettare la distanza dal pallone il numero 3 Caterisano. Riparte l'Avellino con Lupoli. Lancio in avanti intercettato dagli avversari. Alessandro Casacchia, avanza il numero 5, riesce a servire sulla sinistra un compagno, Riccardis anticipa l'avversario, Arena, Lucanto all'indietro per Sorrentino,
sulla destra l'appoggio per il numero 5 Alessandro Casacchia. Prova a ripartire il Crotone, bravo Conte ad intercettare la sfera. Viscovo, anzi Virgilio, chiedo scusa, trattenuto irregolarmente Strangia, calcio di punizione per il Crotone. Temperatura rigida questa mattina a Prato la Serra, c'è stato un calo improvviso delle temperature. Calcio di punizione per la formazione calabrese. Basile, la sfera che salza a Campanica, lo spiovente, ancora Lupoli di testa che sta disputando una buona partita. Prova la girata al volo Cataldi, il muro bianco-verde. Alessandro Casacchia per il Crotone, non è finita però, Lupoli allontana sul destro però di Lucanto, la conclusione alta del numero 8 del Crotone, la palla che si è alzata progressivamente, da buona posizione ha sparacchiato alto Lucanto che era stato servito involontariamente da Lupoli, abbastanza approssimativo, abbastanza superficiale nell'allontanare il pallone. Opportunità anche per la formazione ospite. Altra rimessa con le mani per i biancoverdi di Irpinia. Sempre Riccardis a rimettere la palla in gioco. Antonio Mozzillo, Basile, intervento ai limiti della regolarità quello di Antonio Mozzillo. Francesco Casacchia intercetta per un attimo Viscovo. Non si interde però con Gambino. Prova ad approfittarne il Crotone. Sulla sinistra Caterisano, l'opposizione efficace di Lupoli, rimessa laterale in zona d'attacco per la squadra allenata da Nicola Garzieri. Strangia, una strana traiettoria del pallone favorisce l'intervento degli avellinesi, sbaglia però Gambino, ancora Lucanto che qualche minuto fa ha avuto una buona opportunità. Ora Arena per l'Avellino, si distende la formazione biancoverde da Conte ad Antonio Mozzillo, duello in velocità con l'avversario, riesce a metterci in scivolata la punta del piede un difensore del Crotone, trattasi nella circostanza del capitano Amerise, tiro dalla bandierina per la squadra di casa, sarà Gambino a battere. Primo corner a beneficio dei biancoverdi, siamo al 16° della prima frazione di gioco, sempre 0-0, traiettoria medio-alta, c'è stata una spizzata, la palla che attraversa tutta l'area di rigore e alla fine si perde in fallo laterale, ma la rimessa sarà stavolta ad appannaggio dei crotonesi. Ecco la battuta, sarà indirizzata a Cataldi, riesce in dribbling a superare Viscovo, il pallone filtra, lottano Caterisano e Viscovo, alla fine l'ultimo tocco è del numero 3 del Crotone, rimessa laterale ancora per la formazione di casa. Lucantu lotta, il Crotone Strangia di testa colpisce Satriano. L'anticipo di Conte sull'avversario, anticipato a sua volta da Strangia. Rimessa laterale ancora per l'Avellino, gioco molto spezzettato. Ecco Leone con le mani. Basile a colpire di testa, colpisce di testa anche Virgilio. Francesco Casacchia. Viscovo. Ancora l'Avellino. Lucanto non riesce a controllare il pallone da terra, riesce a sottrarre la sfera all'avversario, ma prova a ripartire l'Avellino. Una serie di batti e ribatti, quanta confusione. Ora Viscovo prova a mettere d'accordo tutti, il dribbling di Viscovo non riesce, la triangolazione per l'intervento di Amerise. Riccardis in scivolata, in suo aiuto capitan Virgilio. Gambino, il dribbling, porta palla, la sfera non perviene ad un compagno, ha letto tutto Alessandro Casacchia che però ha finito col perdere il pallone. Rimessa laterale ancora per la squadra campana, palla per Virgilio, ancora Virgilio,
il dribbling del capitano che è un po' troppo a se stesso. Cataldi per il Crotone a guidare la ripartenza ospite. Manica, intervento di Diccardis, rimessa con le mani per il Crotone. Sparacchia lontano Virgilio, e anche fortunato perché l'ultimo tocco di un calciatore avversario, rimessa laterale ancora in favore dell'Avellino. Gambino viene messo giù, calcio di punizione per i locali. La battuta di Diccardis, abbastanza veloce, Virgilio, ecco Lupoli, perde palla Lupoli, ecco Caterisano, rimontato da Leone, alla fine Viscovo, Leone, non riesce il passaggio per Conte, aveva capito tutto un avversario, ora strangia per il Crotone, all'indietro per Basile. Satriano, rimessa per il Crotone, palla per Strangia, sfera in aria, il sinistro da allontanare di Lupoli, ma insiste il Crotone con Francesco Casacchia. Il contrasto da prima di Conte, poi quello di Arena, gioco sempre molto spezzettato, ventesimo del primo tempo. Sempre 0-0 qui a Prato La Sera tra Avellino e Crotone. Manovra la formazione calabrese, la palla che rimane in area, va giù un calciatore biancoverde, calcio di punizione, ha ravvisato un'irregolarità in zona d'attacco il signor Francesco Vitale. Il fallo è stato commesso dal numero 8 del Crotone, Lucanto. Lupoli sbaglia il passaggio al compagno, palla per Basile. Non accelera però il Crotone, preferisce temporeggiare, la squadra ospite preferisce ragionare a caccia del varco giusto. Occhio all'intervento dalle retrovie di Satriano, si supera Romano che non si fa scavalcare dal pallonetto dell'attaccante del Crotone. Siamo al 21esimo, prima vera occasione di gioco di questa partita. È sbucato alle spalle di tutti Satriano, che con il destro ha provato a superare Romano in uscita, è riuscito ad arrivarci sul pallone il portiere biancoverde e ad alzare la sfera oltre la traversa e a salvare lo 0-0. Alessandro Casacchia per Sorrentino, il lancio di Manica nella circostanza ha sorpreso la retroguardia biancoverde. Dalle retrovie era in agguato Satriano, che ha provato il tocco morbido a superare con un pallonetto il portiere, non ha cercato la potenza. È stato bravo Romano nei riflessi e a deviare il pallone in calcio d'angolo. Prima chance targata a Crotone con Satriano. Si resta solo 0-0, sbaglia la formazione calabrese. Arena, deve rispondere l'Avellino. Intervento di Amerise in semi spaccata, si resta sulla tre quarti. Cataldi, Riccardis lotta, ancora Riccardis che strappa applausi. Antonio Mozzillo vuole liberare il destro, Antonio Mozzillo che si defila, vuole crossare, non glielo consente il numero 10 Manica, tiro dalla bandierina per l'Avellino. 22esimo, sempre 0-0, poco fa occasionissima per Satriano che si è fatto deviare in corner il tentativo di pallonetto. Calcio d'angolo per la formazione di casa, palla in piena aria, sbuca dalle retrovie Antonio Mozzillo di testa e porta in vantaggio l'Avellino al 23esimo. La rete di Antonio Mozzillo, uscita a vuoto di Sorrentino, che ha calcolato male i tempi della sortita. Ne ha approfittato Antonio Mozzillo, che di testa, in piena area piccola, non si è lasciato pregare ed ha insaccato la rete dell'1-0 per l'Avellino.
La dura legge del calcio, gol fallito, gol subito. 120 secondi prima Satriano aveva sfiorato la rete dell'1-0 per il Crotone, non ha sbagliato l'occasione che ha avuto Antonio Mozzillo per l'Avellino e di converso ha portato in vantaggio i campani, dunque 1-0 per l'Avellino. La rete è giunta sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ora vedremo quale sarà l'entità della formazione calabrese che si rende pericolosa ancora una volta. Cataldi non è giunto su quel pallone pericoloso, tagliente. Qualche difficoltà da parte della retroguardia biancoverde nella lettura delle diagonali. Ecco Serpico, avanza Serpico di testa manica, Gambino che reagisce sulla destra, appoggio per Virgilio, Antonio Mozzillo non riesce il passaggio a Viscovo, si lotta, viene fermato manica, c'è Lucanto per il Crotone, Riccardis, Virgilio, Gambino, colpo di testa impreciso, Basile ha raccolto palla, ora manica, si riparte da Sorrentino, palla ancora per manica, il pressing portato da Gambino, il dribbling rischioso di manica, poi in scivolata intervento di Viscovo, rimessa laterale per il Crotone, 25esimo, 1-0 Avellino, decide la rete di Antonio Mozzillo al minuto numero 23 di testa. Ancora l'Avellino con Conte, il dribbling di Conte lo rimonta Basile che col corpo riesce a difendere il pallone, vuole riflettere Basile, l'appoggio corto per Lucanto, palla ancora per Basile, non lucidissimo il Crotone, decide la gittata in avanti, Basile di testa, Lupoli, Virgilio, Arena, palla spedita in fallo laterale. Di testa Caterisano, di testa pure Lupoli, palleggio di Antonio Mozzillo, in suo aiuto Gambino, si ferma Gambino, esterno destro, serve in maniera precisa ed in posizione regolare Conte. La conclusione dalla sinistra del calciatore biancoverde e palla alta, provato la conclusione a giro nel 7, Conte, tentativo non riuscito, rimane buona comunque l'idea. Ora il Crotone che è sotto di un gol, dopo aver sfiorato lo 0-0, la formazione di Garzieri è stata colpita 2 minuti più tardi da Antonio Mozzillo, che in piena area di rigore ha sfruttato l'uscita errata di Sorrentino per colpire di testa ed insaccare praticamente a porta vuota. Manica, Lucanto, palla raggiungibile per il numero 8 del Crotone, Antonio Mozzillo sospinto dal pubblico di casa, alla fine viene chiuso in sandwich e perde palla, se la cava la difesa crotonese. Lupoli con calma l'appoggio a Virgilio, rincorre la sfera Arena, gli si fa sotto il numero 18 Strangia, alla fine la rimessa laterale per il Crotone, Basile porta palla, il capitano crotonese Amerise, ancora Amerise, manica, Amerise, Basile, Francesco Casacchia, lancio a cercare di imbeccare il fratello gemello Alessandro Casacchia, ha capito tutto Leone che ci ha messo lo stinco sinistro per deviare il pallone in faro laterale ed arrestare la corsa degli avversari.
Adesso lotta Arena nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, la palla non esce, è buona. Ottima opposizione di Leone che smorza il tentativo di cross dell'avversario. Messa laterale ancora per i calabresi. Basile sul pallone, perde palla il Crotone, prova a ripartire l'Avellino. Fa buona guardia Merise su Antonio Mozzillo, che aveva la necessità di girarsi, non ce l'ha fatta. Il lancio di Francesco Casacchia, di testa Lupoli. Fallo ai danni del biondo difensore avellinese. Calcio di punizione per i padroni di casa che stanno conducendo, ricordiamolo, per una rete a zero. Decide il gol di Antonio Mozzillo. La battuta di Viscovo. Palla intercettata però da un avversario, trattasi di Basile. I passaggi del Crotone per provare a scardinare la difesa. Attenzione alla cross al centro effettuato da Cataldi. Si è addormentato Riccardis nella difesa del pallone. Crotone pericoloso. Lascia correre ancora il direttore di gara. Occhio al contropiede bianco-verde. Ecco Gambino, Gambino in aria, il destro debole. Raso terra debole di Gambino. Lo ha contenuto ottimamente Francesco Casacchia, che gli ha praticamente coperto gran parte dello specchio della porta. È riuscito ad andare alla conclusione Gambino. Tiro telefonato, nessun problema per Sorrentino, che ha dovuto semplicemente adagiarsi per bloccare il pallone. Conte difende palla, la rimessa è locale. Trentesimo, scocca la mezz'ora al nostro cronometro. Palla ancora per Gambino, intervento di Manica. È sempre Gambino, il gruppo di tacco per Visco, stavolta il fallo c'è, calcio di punizione per la squadra bianco-verde. La crescita di Gambino negli ultimi minuti sta creando più di qualche grattacapo alla difesa crotonese. Seguiamo gli sviluppi di questo calcio piazzato. Tre calciatori nei pressi della sfera. Dovrebbe battere Conte, però potrebbe esserci anche la soluzione Gambino. Quattro gli uomini in barriera sistemati da Sorrentino. È uno schema, Conte ci prova, palla allontanata. Arena, con una certa astuzia, difende la fuoriuscita del pallone consentendo la battuta con le mani a Riccardis. Ci avviciniamo alla conclusione di questa prima frazione di gioco che vede l'Avellino in vantaggio per una rete a zero. Palla in aria, la presa di Romano. Satriano aveva cercato Caterisano in area di rigore. Palla irraggiungibile per il numero 3 crotonese. Il fraseggio dell'Avellino, la circolazione di palla dei biancoverdi, che con una certa calma sono venuti fuori dalla propria area di rigore. Arena commette fallo su Strangia, calcio di punizione per il Crotone. Ecco la battuta da parte di Alessandro Casacchia, intercetta palla l'Avellino. Impreciso anche il Crotone. Antonio Mozzillo che circunnaviga, crossa quando però il pallone ha varcato la linea verticale. Antonio Mozzillo sulle ali dell'entusiasmo scatenato per il gol che sta regalando il successo all'Avellino. Rimessa con le mani per la squadra calabrese. Si disturbano Riccardis e Gambino.
intervento di destro di Serpico. Gambino non riesce a domesticare il pallone, Virgilio ad intercettare, ecco Conte, pallone sfila via e alla fine Strangia riesce a far sì che la sfera fuoriuscisse dal rettangolo di gioco. Rimessa ancora per il Crotone, ci avviciniamo all'intervallo, 1-0 Avellino. Conte, Virgilio, Viscovo, Gambino, temporeggia Gambino, attende rinforzi, serve Viscovo, torna indietro Viscovo, Riccardis, è in posizione regolare Antonio Mozzillo, Virgilio, palla sulla sinistra per Conte che è in offside, fuori gioco di rientro da parte di Conte, non c'è stata nessuna remora da parte del direttore di gara nel segnalare la posizione irregolare del numero 10 dell'Avellino. Prova gli ultimi assalti di frazione il Crotone alla ricerca della parità perduta dopo la rete di Antonio Mozzillo che ha sbloccato lo 0-0. Amelise, Basile, ancora Basile per il Crotone, prova a crossare al centro, non è un granché il tentativo, traiettoria bassa, intercettata dagli avversari, è in posizione regolare Antonio Mozzillo, però Sorrentino legge bene i tempi dell'uscita e fuori dall'area di rigore riesce ad anticipare l'attaccante ed evitare guai peggiori, intercetta Manica, Lupoli per l'Avellino, lo spiovente, lotta Antonio Mozzillo, alla fine finisce con il travolgere il difensore, calcio di punizione per il Crotone, il pubblico rumoreggia sulla decisione dell'arbitro di accordare il calcio di punizione ai crotonesi per fallo di Antonio Mozzillo su Amelise. Satriano, pallone filtra, c'è Strangia per il Crotone, dialogo con Alessandro Casacchia, duplice fischio del signor Francesco Vitale, termina qui il primo tempo, una prima frazione che vede l'Avellino in vantaggio sul Crotone per una rete a zero, il gol siglato al 23esimo da Antonio Mozzillo sta regalando appunto 3 punti alla formazione di casa. A risentirci per il commento del secondo tempo. Amici sportivi da visione, ancora immagini dall'impianto opposto di Prato La Sera, sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Crotone, campionato nazionale Under 15 Serie A e B, sesta giornata di ritorno. Passiamo subito alla rilettura delle distinte. Il primo tempo si è chiuso con l'Avellino in vantaggio per una rete a zero. Il gol è stato messo a segno al 23esimo dal numero 9 Antonio Mozzillo di testa sugli sviluppi di un corner. L'attaccante biancoverde ha sfruttato anche l'uscita errata del portiere Sorrentino ed ha insaccato portando in vantaggio i suoi dopo che qualche minuto prima il Crotone era andato vicino alla rete con Satriano che a tu per tu con il portiere avellinese Romano ha provato il pallonetto a scavalcare il portiere, abile a sua volta a deviare il pallone oltre la trasversale e a difendere lo 0-0. Poi dopo 2 minuti c'è stata la rete dell'Avellino, dunque 1-0 tra campani e calabresi. Non dovrebbero esserci stati degli avvicendamenti nel corso dell'intervallo da parte dei tecnici. Passiamo subito alla rilettura delle distinte. L'Avellino schiera Romano tra i pali numero 1, numero 2 Riccardis, 3 Leone, 4 Virgilio, 5 Lupoli, 6 Serpico, 7 Viscovo, 8 Arena, 9 Antonio Mozzillo, 10 Conte, 11 Gambino. In panchina Esposito, stabile Potenza,
Sena Palomba, Andreozzi Marchise, Lecce e Benedetto Mozzillo. Ruba palla il numero 10 in manica, la conclusione alta del calciatore cotonese che ha sfruttato l'errore in fase di disimpegno degli avellinesi. Ha provato la conclusione subitanea, manica, palla alta, mostra i denti il Crotone, vuole recuperare il risultato la formazione allenata da Nicola Garzieri. L'Avellino allenata da Pasquale Giuliano. Il Crotone risponde con Sorrentino, estremo difensore, numero 1. Numero 2 Francesco Casacchia, uno dei gemelli in campo. L'altro è Alessandro Casacchia, maglia numero 5. Poi il 3 Caterisano, 4 Basile, 5 Alessandro Casacchia, come dicevamo, 6 Amelise, il capitano, 7 Cataldi, 8 Lucanto, 9 Satriano, 10 Manica, 18 Strancia. A disposizione Merola, Miletta, Trotta, Vrenna, Cattaneo e Le Rose. Allenatore Nicola Garzieri. Dirige il match il signor Francesco Vitale, appartenente alla sezione di Avellino. Dunque sesta giornata di ritorno del campionato nazionale Under 15, riservato a società di Serie A e Serie B. Il Crotone è una società di Serie A, anche se la prima squadra ha un salvo miracoli, ha un piede e mezzo in Serie B. Crotone neopromossa, Crotone che tra le proprie fila annovera Marcello Trotta, e curiosamente c'è un Trotta che non è Marcello ovviamente tra le fila del Crotone indistinta, che è in panchina con la maglia numero 14 e chissà che non entri in campo. Intanto c'è un duro scontro di gioco tra il portiere dell'Avellino Romano, il numero 10 del Crotone Manica. Si rende necessario l'intervento dei sanitari di entrambe le squadre. Per fortuna Romano si è rialzato, è seduto invece sul sintetico verde dell'impianto di Prato la Serra il numero 10 Manica. Fortunatamente non dovrebbe trattarsi di nulla di grave per il calciatore del Crotone. Tutto ok invece per Romano, si rialza anche Manica. È stato un rude scontro tra i due, entrambi intenti a prevenire sulla sfera. Ci sarà il metodo della palla in aria, devi uscire fuori dal rettangolo di gioco Manica. Crotone momentaneamente in 10 uomini. Riparte l'Avellino, Virgilio, doppio dribbling su Caterisano. Palla lunga per Gambino, Amelise in faro laterale. Un po' titubante il capitano del Crotone in questa circostanza. Preferito non correre rischi. Il fallo laterale di Riccardis, palla in aria, si rifugia in corner Francesco Casacchia. Ci sono due gemelli in campo. Calcio d'angolo per l'Avellino. Attenzione che il vantaggio campano è giunto proprio sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra. Dalla bandierina Gambino, palla in aria, Virgilio! Alla fine Sorrentino riesce a far suo il pallone. Quasi col fondo schiena ha colpito la sfera il capitano biancoverde. Il pallone non ha assunto la necessaria forza, la necessaria potenza per poter varcare la riga bianca, consentendo a Sorrentino la presa della sfera. Ancora Virgilio per l'Avellino. Gambino, la rovesciata a cercare di lanciare Viscovo. Ancora la formazione di Pasquale Giuliano. Alessandro Casacchia. Rimessa laterale per la squadra
dell'Avellino, ma il Crotone ruba palla e prova a ripartire a caccia della parità. Rimessa bianco-verde di Cardis, siamo al settimo della ripresa. Primo cambio tra le fila ospiti. Lascia il rettangolo di gioco Caterisano dentro le rose, maglia numero 17. Intervento di Cataldi sull'avversario, cerca la rimessa con le mani per l'Avellino. Il primo cambio di questa partita. Ogni partita che abbiamo seguito c'è sempre stato un tourbillon nelle sostituzioni. Lotta Satriano, palla in aria, e cosa ha mancato Lucanto dalla brevissima distanza, è sbucato il numero 8 del Crotone e di sinistro a tu per tu ha spedito il pallone clamorosamente alto. Occasionissima per la formazione ospite. Ha fallito il gol dell'1-1 Lucanto. Lo scatto di Gambino non si fa superare a Merise. Dicevamo, anche nel primo tempo avevamo un po' in difficoltà nelle diagonali. C'è sempre un calciatore del Crotone che sbuga pericolosamente. Anche l'occasione della rete fallita da Satriano nel primo tempo, l'attaccante crotonese è raggiunto alle spalle del difensore biancoverde. Così è accaduto pure stavolta. Se l'è perso Riccardis Lucanto. La stoccata del numero 8 del Crotone non ha trovato lo specchio della porta. Adesso calcio di punizione per l'Avellino. Conte sul punto di battuta. Uno sguardo alla porta e ai compagni di Conte. Alla fine c'è il passaggio di testa per Antonio Mozzillo, che va vicino al gol del 2-0, che va vicino alla personale doppietta. Sembrava un déjà vu, il Crotone che fallisce il gol e l'Avellino che risponde invece segnando. Stavolta Antonio Mozzillo non ha sfruttato al meglio l'opportunità che gli è capitata. Il colpo di testa però non si è spento a lato di molto. Avellino vicino al raddoppio. Il tocco di Lupoli. Conte. Lupoli. Intanto s'alza il vento qui a Prato la Serra. Si lotta in un breve spazio di terra. Rimessa laterale per il Crotone. La battuta di Alessandro Casacchia allontana Serpico, palla in corsa da Antonio Mozzillo che di testa ha sfiorato la rete del 2-0. Sembrava fuori causa Sorrentino. Anticipo di Lupoli, appoggio per Antonio Mozzillo e libero Gambino che è in posizione regolare. Gambino entra in aria, supera l'avversario, cross in mezzo, il tocco di Conte, il prodigio di Sorrentino. Alla fine va giù Basile, calcio di punizione per il Crotone. Che cosa ha preso Sorrentino sulla battuta a colpo sicuro di Conte? E siamo difensore crotonese con un riflesso straordinario. Ha scongiurato la rete del 2-0. Negando così la gioia del gol a Conte e la rete della sicurezza ai campani. Seconda chance per la formazione di casa che ora sta legittimando il risultato. Tiro dalla bandierina per la formazione calabrese, sarà Manica a battere il corner. Palla in piena aria, svetta Francesco Casacchia, non è finita però, allontana l'area il capitano Virgilio.
Ti susseguono ora le emozioni qui a Prato La Serra. Ecco Manica, Costi in piena aria. C'è rimessa dal fondo. Intervento in scivolata di Satriano. È giudicato ultimo dal direttore di gara, rimessa quindi dal fondo. Con tutta calma Romano a riprendere il gioco. Ovviamente l'Avellino ha tutto l'interesse a lasciare trascorrere minuti, secondi, se non secondi, preziosi. Dodicesimo, ricordiamo che ogni frazione di gioco nel campionato Under 15 dura 35 minuti. L'incursione in aria dei crotonesi, ancora Lupoli a intercettare il pallone. Rabbiosa la reazione crotonese dopo la doppia occasione capitata all'Avellino. Area ancora liberata. Amerise. L'appoggio per Francesco Casacchia. Palla per il gemello Alessandro. Dialogo tra i due. Francesco. Palla per Amerise. Si fa vedere il numero 7 Cataldi, sbaglia però Cataldi. Il rimbalzo del pallone favorisce Antonio Mozzillo. Conte, che ha sfiorato la rete del 2-0. Intervento da parte di Manni, che è giudicato regolare. In spalla Basile, è intervenuto Serpico, Gambino. Giù Gambino, lotta quasi da terra. Lascia correre il direttore di gara. Non riesce le rose a servire l'avversario. Mette ordine Virgilio, perlomeno ci prova. Si allunga il pallone il capitano. Giunità di Virgilio. Sfreccia sulla destra Strancia. Cross basso. Anticipato Lupoli. Si incarta però le rose, facendo arrabbiare i tifosi crotonesi giunti qui in Irpinia. Conte vede sulla destra Gambino, avanza Gambino, attende al varco il numero 10 Manica, ancora Gambino. Manica però riesce a sottrargli il pallone, allontana Manica, il tocco di Le Rose, lo scatto di Le Rose di Satriano, ma c'è l'intervento in chiusura di testa di Riccardis, che spedisce il pallone in faro laterale, rallenta in crotone, si riorganizza l'Avellino. Ora c'è il primo cambio tra le file della formazione campana, dovrebbe entrare Andreozzi. Maglia numero 17, quest'oggi non schierato nella formazione titolare, anzi c'è un doppio cambio per l'Avellino. Bisogna attendere le sostituzioni, il crotone ha fretta, va bene che è in svantaggio però, deve recuperare. Doppio dunque cambio per la formazione di casa, dentro Andreozzi, dentro pure Potenza, maglia numero 14, fuori Gambino e Arena. Ecco la battuta della rimessa laterale, si può giocare ora. Primo tocco nella sfera da parte di Potenza, regala una rimessa laterale alla formazione ospite. Sempre 1-0 per l'Avellino, quando siamo al sedicesimo della ripresa. Resiste la rete messa a segno da Antonio Mozzillo al 23esimo della prima frazione di gioco. Aveva caricato il destro Basile, il pallone gli è stato sottratto dalla disponibilità. Resta in zona d'attacco il crotone, ancora crotonesi, il palleggio tentato da Basile, che riesce a guadagnare un calcio di punizione proprio nei pressi dell'area di rigore.
calcio di punizione per la formazione calabrese. Le rose sul punto di battuta. Si sistema la difesa dell'Avellino. Sarà Cataldi a battere il calcio di punizione. Saranno quattro gli uomini a comporre il muro difensivo di Spinola. Indicazioni di Romano. 17° al nostro cronometro. Batte Cataldi. Punto Cataldi. Il destro mobile del numero 7 del Crotone. L'intervento di Serpico che devia in corner. Stavolta non si sono fatti beffare dall'illusione di un calciatore dalle retrovie. Calcio d'angolo però per il Crotone che rimane in zona d'attacco. Con la battuta del corner, un secondo tempo di sicuro più avvincente. Altro calcio d'angolo per i calabresi, per i pitagogici. Stavolta la battuta avverrà sull'altro versante. Nucleo di calciatori in aria, gran movimento. La ripresa questa di sicuro più avvincente, con qualche occasione in più rispetto a quanto abbiamo visto nel corso della prima frazione, seppur conditi i primi 35 minuti dalla rete del vantaggio biancoverde. Sorrentino, Basile, rischia Basile, Andreozzi ruba palla, non può servire il compagno perché è in fuorigioco. Lotta Andreozzi, ringhia su di lui Lucanto, alla fine il direttore di gara assegna il calcio di punizione ai crotonesi, ravvisando il fallo di Andreozzi. Riparte l'Avellino con Virgilio, il tocco morbido per Conte, troppo su Sorrentino che è in netto vantaggio e va subito al rilancio. Sorrentino gran protagonista sul tocco ravvicinato di Conte, il suo balzo felino ha negato il 2-0 all'Avellino. Si incarta Potenza, pasticcione numero 14, ritorna su un possesso palo Potenza, non si intende con Andreozzi. Cataldi lancia in avanti, la presa tranquilla di Romano. Il rilancio del portiere biancoverde, movimento di Antonio Mozzillo, entra in aria, destro smorzato la presa di Sorrentino che lancia il numero 18 Strangia, non c'è il numero 11 sulle maglie crotonesi, c'è Strangia con il 18. Lo scatto di Satriano inseguito da Lupoli. Sarà corner per il Crotone, gesto di stizza di Lupoli che sarà ammonito. Plateale disaccordo del numero 5 biancoverde che aveva lasciato scorrere il pallone convinto che l'ultimo tocco fosse dell'avversario, convinto di beneficiare della rimessa dal fondo. Non è stato dello stesso avviso il direttore di gara che ha segnato il calcio d'angolo al Crotone. Il gesto di stizza rabbioso di Lupoli è costato l'ammonizione al giovane difensore biancoverde. Di testa colpisce Virgilio che allontana il pallone. Rimasto giù intanto Lucanto che si è rialzato. Crotone che resta in zona d'attacco. Non si intendono i crotonesi. Preso in controtempo anche Basile sul tentativo di assist ravvicinato di De Rose. Fallo laterale per l'Avellino. Pericolo scampato per i biancoverdi. Lucanto, Antonio Mozzillo che lotta, viene fermato irregolarmente l'attaccante biancoverde. Calcio di punizione per l'Avellino. Doppio cambio per il Crotone. Fuori il numero 9 Satriano, dietro il numero 14 Trotta. Ecco, c'è un Trotta quindi. E giocherà con il Crotone under 15. Fuori anche Strangia,
doppio cambio per Nicola Garzieri. Dentro il numero 13 Miletta. Calcio di punizione per l'Avellino. Conte. Movimento di Conte, gioco di gambe. Sulla sinistra Virgilio. Palla nera di rigore, diguzione di Leone. Non può far meglio Leone. Rimessa dal fondo per la squadra calabrese. 22esimo. Poco più di 10 minuti al termine di questa partita. Ancora Crotone con Amelise, tra i migliori. Poi palla l'Avellino con Virgilio, Andreozzi, Conte. È sul filo del fuorigioco Antonio Mozzillo. In posizione regolare l'attaccante biancoverde. Deve vedersela da solo, viene fermato. Francesco Casacchia, ruba palla però Potenza. Ancora l'Avellino con Visco, palla in aria. Se la cava in qualche modo la difesa calabrese, ora Lucanto, che ha avuto una buona opportunità sotto porta, ha sbagliato clamorosamente la chance che avrebbe regalato l'1-1 al Crotone. Intervento di Lupoli, ecco Lucanto che ci prova, palla ribattuta, evita il fallo laterale Leone, ma il Crotone non si ferma e Lucanto ne alimenta l'azione. Viene fermato però Lucanto in maniera regolare dal capitano campano Virgilio. Conte, la sua posizione sulla sinistra di Virgilio, che posizione regolare, si accentra, entra nella di rigore, viene messo giù. Il fallo però è del capitano biancoverde, secondo il direttore di gara, che si dispera. Calcio di punizione per il Crotone. Erra la ripartenza Alessandro Casacchia, tradito anche dalla stanchezza. Rimessa con le mani per l'Avellino, batterà Leone. Ecco Conte, servito da Antonio Mozzillo. Conte, la conclusione da parte di Visco, abbastanza telefonata. Applausi comunque per Viscovo. Viscovo che per un attimo aveva rubato pallo. Potenza lotta, vince il rimpallo. Potenza entra in aria. C'è Manica che evita guai peggiori, riuscendo a spedire il pallone in fallo laterale. Fosse stato superato da Potenza, il numero 14 dell'Avellino, si sarebbe trovato a tu per tu con Sorrentino. Messa in zona d'attacco per l'Avellino, palla per Viscovo che viene anticipato da Tergo. Anticipato le rose da Potenza, ma la rimessa laterale è per il Crotone. Trotta le rose, intervento di Lupoli, autoritario Lupoli, ancora Lupoli, entra in metà campo avversaria. La posizione di Antonio Mozzillo è irregolare. Rischia il giallo pure Antonio Mozzillo per aver allontanato il pallone. Stavolta il direttore di gara sorvola. L'arbitro ha atteso che Antonio Mozzillo toccasse il pallone per segnalare la posizione di fuorigioco. La chiusura di Lupoli intanto. Si riaffaccia in avanti la squadra di mister Garzieri. Avellino sempre in vantaggio per una rete a zero. 5 minuti allo scoccare della mezz'ora. Lupoli allontana Virgilio, anticipato Miletta che commette fallo travolgendo Antonio Mozzillo. Calcio di punizione per l'Avellino. Incitamento dei tifosi biancoverdi, all'indirizzo dei giovani calciatori irpini, intenti se non altro a conservare il prezioso vantaggio che sta maturando. 1-0 per i campani, decide Antonio Mozzillo in rete al 23esimo del primo tempo. Viene sostituito al 26esimo Conte tra le fila dell'Avellino. Viene invitato ad accelerare l'uscita Conte.
applausi per Conte, che ha sfiorato la rete del 2-0. Solo un grande sorrentino gli ha negato la gioia del gol. Virgilio. Leone. La serie degli impalli, se la cava Serpico. Basile, entrato in campo per l'Avellino Palomba intanto. Rimessa con le mani in favore della squadra campana. 27esimo al nostro cronometro. Sempre 1-0 per l'Avellino. Miletta. Amerise. Avellino ruba palla. La posizione di Palomba è regolare. Manovra sull'out di destra. Palomba. Il cross basso. L'anticipo di Basile su Antonio Mozzillo in agguato. Pronto a raccogliere il cross del compagno. Il traversone basso di Palomba però è stato intercettato da Basile, che è pervenuto per primo sul pallone e ha messo la palla in calcio d'angolo. Dalla bandierina il piccolo Andreozzi. La battuta di Andreozzi, traiettoria bassa, prova la girata, la palla che rimane lì, va giù Virgilio, contatto assolutamente regolare. Aveva provato la girata Viscovo, è stato contratto in maniera efficace. Ecco Viscovo ancora in possesso palla. Ribattuta sul corpo di Francesco Casacchia, messa laterale ancora per l'Avellino. Di testa colpisce Amerise, ma ancora Avellino. Lotta la formazione biancoverde, riceve palla sul versante sinistro Leone, entra in aria Leone, lo scatto di Leone, traversone basso, anticipato Andreozzi. Serpico. Cataldi per il Crotone, l'intervento di Riccardis, puntuale ad allontanare il pallone, rimessa laterale per il team ospite. Incoraggiamenti e le istruzioni ai calciatori in campo da parte dei due tecnici, entrambi all'impiedi, stanno seguendo il match. L'incursione di Trotta, il tentativo di cross di Le Rose. Messa laterale ancora per il Crotone, 29esimo, un minuto alla mezz'ora. Siamo nella fase conclusiva di questa partita, valida per la sesta giornata di ritorno del campionato nazionale Under 15, girone C, riservato a società di Serie A e di Serie B. Intanto c'è calcio d'angolo per il Crotone, opportunità regalata ai calabresi da parte dell'Avellino. Battuta del calcio d'angolo, la smanacciata di Romano, era in agguato Lucanto che è stato spiazzato proprio dall'intervento provvidenziale dell'estremo difensore biancoverde, che ha messo fuori gioco, fuori causa Lucanto da qualsiasi intervento. Insiste il team di Calabria. Amerise per gli Ionici. Rimessa laterale per la squadra dell'Avellino. La città di Crotone ci lega un bellissimo ricordo. 2003, grazie ad una rete di Salvatore Maga, l'Avellino conquistò l'aritmetica promozione in Serie B. La vittoria giunse proprio l'ultima giornata della stagione regolare, tre punti che ci consentirono di conservare il primo posto ai danni del Pescara, che fu costretto a guadagnare la promozione in Serie B
ai playoff, quell'Avellino allenato da Savullo. Sono trascorsi ormai 14 anni da quella splendida domenica che vide praticamente l'esodo in Calabria sullo Ionio dei tifosi biancoverdi a spingere l'Avellino all'impresa di espugnare l'uscita e di conquistare, come dicevamo, la promozione in Serie B. Lo scatto del numero 16 Palomba, l'uscita di Sorrentino. Ora l'uscita in occasione della Serie A sarà sottoposta al restyling e è diventato ancora più accogliente. Una decina di giorni fa ha ospitato la Juventus. Pienone allo stadio calabrese. Seguiamo l'incursione degli Ionici, la conclusione di Cataldi. E palla alta. Resta contuso al tappeto Riccardis, direttore di gara si sincera delle condizioni del numero 2 dell'Avellino. È entrato in campo anche il massaggiatore, però a metà strada ha arrestato il cammino ed ha fatto dietro front. Si è rialzato Riccardis, 33esimo al nostro cronometro, 2 minuti più recupero. L'Avellino è sempre avanti di un gol rispetto al Crotone. Bisogna stringere i denti per cercare di portare a casa l'intera posta in palio. Non ci sta il Crotone, tutt'altro che arrendevole. Fallo commesso da Trotta ai danni, se non andiamo errati, di Riccardis, che ha sgomitato in maniera non regolare nel contrasto con l'avversario nel tentativo di lasciare sul posto l'avversario. Calcio di punizione battuto da Serpico. Prova a ripartire il Crotone. Fallo commesso, giallo anche per Antonio Mozzillo, che ha allontanato il pallone. Lo aveva già fatto in precedenza, il direttore di gara aveva tollerato il gesto dell'attaccante biancoverde, stavolta no, stavolta ha estratto il giallo. Il fallo è stato commesso da Palomba, intanto calcio di punizione per la formazione ospite, che prova gli ultimi assalti. Crotone a caccia dell'1-1, l'uscita di Romano protetto da Lupoli. Portiere biancoverde va al rilancio, palla nel cerchio di centrocampo. Alessandro Casacchia, Miletta, palla rilanciata in avanti, Virgilio, impreciso Virgilio nel lancio in verticale. Previene sulla sfera il numero 14 Trotta, non lo molla Lupoli, ancora Trotta, il tocco di Lupoli, calcio d'angolo per il Crotone, altra chance per gli Ionici. Avellino costretto sulla difensiva, è scattato in questo momento il recupero. Siamo già nell'extra time, occorre massima attenzione. La battuta del calcio d'angolo, palla che si perde sul versante opposto, può respirare l'Avellino. Giallo per Amerise, primo ammonito tra le fila del Crotone. Si ora immacolata la formazione calabrese, 2 gialli invece rifilati dal signor Vitale ai biancoverdi. Trattasi di Lupoli Antonio Mozzillo. Gioco interrotto, può respirare l'Avellino, può sfruttare il possesso palla. Intanto c'è un altro cambio tra la formazione campana, fuori il numero 7 Viscovo. Trentaseiesimo, dicevamo
fuori Viscovo, dentro stabile. Ovviamente è una sostituzione che serve solo a lasciare trascorrere del tempo, anche se poi in effetti gli arbitri a qualsiasi latitudine comunque computano nel recupero il tempo che si perde con le sostituzioni. Calcio di punizione preziosissimo per l'Avellino. Si rialza Lupoli, batte Romano. Calcio di punizione. I tifosi chiedono l'ultimo sforzo dell'Avellino. Occhio a Stabile che ci prova da distanza siderale, è impreciso. Il giocatore biancoverde regala così un'altra opportunità ai crotonesi. Ancora Crotone. Lucanto. Triplice fischio dell'arbitro. L'Avellino batte in casa il Crotone per una rete a zero. Il gol decisivo messo a segno al 23° del primo tempo da Antonio Mozzillo. E dunque l'Avellino che conquista altri 3 punti preziosi e consolida la sua posizione in classifica. Dall'impianto sportivo Posto di Prato della Serra, Mimmo Ascolesi al commento, Alfonso Iannone alla telecamera. Risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.